Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo di Caterina II, imperatrice di Russia, che fu definita la straniera sul trono degli zar. E allora conosciamo Caterina, che nacque nel 1729 a Stettino, città tedesca della Prussia, oggi invece è città polacca. Viene da una famiglia aristocratica, ricevette un'educazione di alto livello, dimostrò sempre grandi vivacità e forti interessi. Appena sedicenne, venne data in sposa all'erede del trono Pietro e fu scelta dall'imperatrice dell'epoca Elisabetta, la mamma di Pietro. Fu un matrimonio politico. Da questo momento si chiamerà Caterina e il suo vero nome invece era Sofia. Nel 1762 muore l'imperatrice Elisabetta, quindi Pietro prende il potere e sarà Pietro III con la moglie Caterina. Pietro si dimostra inadeguato al governo del paese e viene così soggetto a una congiura e morirà un po' più tardi. Caterina intanto si era circondata da alti e prestigiosi ufficiali di corte, tra i quali anche dei favoriti, quali Gregory Orlov. Caterina così sale al potere e prende in mano la situazione, controlla tutte le attività, riforma le finanze, poi ancora apporta delle modifiche nella scuola. Caterina poi realizza il codice civile secondo le idee degli enciclopedisti francesi con i quali era in stretto rapporto, soprattutto col filosofo Voltaire. Poi ancora annette la Crimea alla Russia per sottrarla alla Turchia. Non riuscirà poi così ad arrivare a una conciliazione con le classi popolari, soprattutto con i serbi della Gleba, dove ci furono delle rivolte. Caterina poi è molto attenta alla cultura, all'arte e sarà lei che realizza il più grande museo del tempo, cioè l'Ermitage che si trova a San Pietroburgo. Oggi è un museo prestigioso che conta quasi 3 milioni di opere. Lei era affascinata da tanti pittori, tra i quali Renoir, Rembrandt, Veronese, Tintoretto, Tiziano Vecellio, ma anche ci sono opere di Antonio Canova ed era un'ammiratrice dell'architetto Andrea Palladio. Quindi Caterina è stata un'imperatrice intelligente, colta, molto coraggiosa, affrontò tanti pregiudizi della sua epoca e portò avanti una politica di modernizzazione che in effetti era quello che aveva instaurato il nonno Pietro il Grande. Quindi una donna, un'imperatrice da conoscere e consigliamo qualche libro che è uscito in questo periodo proprio dedicato a Caterina II di Russia.